Gran bella partenza per Valentina Sbottegone e Meridian Monsumano nel campionato di Serie B. Le due neopromosse alla loro prima stagione in questa categoria hanno battuto rispettivamente e meritatamente il Torino e il Don Bosco Livorno, due successi che premiano le scelte delle società e il lavoro di preparazione dei due tecnici Valerio e Fantozzi. In evidenza le due difese che hanno concesso solo 49 punti ai piemontesi e appena 54 ai labronici. Al Pala Carrara, di fronte ad una buona cornice di pubblico, i gialloneri hanno avuto ragione del CUS grazie ad un ottimo finale alla buona vena di Filippo Giannini. La rimonta è arrivata anche perché ci sono entrati buoni tiri che nei primi due tempi non erano entrati. Sembrava un po' fame contro sete i primi due quarti, perché magari c'erano stati buoni tiri ma non erano entrati. Poi ci siamo sciolti un pochino, le percentuali si sono alzate e la partita, diciamo, è andata dalla nostra parte. Bene, molto bene anche la Meridian, nonostante la partenza di Boni, l'assenza dell'ultima ora di Tommei e i numerosi acciacchi che hanno accompagnato la squadra del presidente Cardelli nel precampionato. Gara equilibrata fino all'ultimo periodo, poi sono stati Martini e Verdiani a fare la differenza. Anche qui discreta l'affluenza di pubblico. Una delle cose determinanti sia senz'altro la solidità difensiva. È quella che crea il gruppo, è quella che crea il senso di squadra, lo spirito di sacrificio, e sono queste le cose che ti fanno andare avanti durante il campionato. Non che l'attacco sia meno importante, però devi avere sempre un'ancora a cui aggrapparti nei momenti di difficoltà. Noi oggi in attacco abbiamo avuto momenti di difficoltà, però in difesa non abbiamo mollato un centimetro. Quando poi abbiamo trovato i canestri siamo venuti via. Questa è la lezione più importante da capire da questa partita. Ci abbiamo tantissimo da lavorare, ma è normale, però è chiaro che con le vittorie si lavora meglio.